I got a man with two left feet. And when he dances not to the beat, I really think that he should. Ciao amici di Icarus, siamo a Tambro in provincia di Belluno. Siamo qui ai campionati europei di sci alpinismo. Io sono Roberta Pedranzini e lei è la mia socia Francesca Martinelli. Se volete seguirci, oggi vi faremo vedere cos'è lo sci alpinismo. Lo sci è simile a quello da discesa, l'unica particolarità sono gli attacchi che hanno la possibilità di due posizioni, una per la salita, poi uno per la discesa. E poi sotto lo sci viene applicata la pelle di foca, sono pelli sintetiche o comunque mohair. Poi lo scarpone che ha una leva, che anche lì le due posizioni per la salita e poi viene chiusa per il fissaggio per la discesa. Mentre ci fermiamo un po' vi racconto chi è Francesca Martinelli, è valtellinese come me, campionessa in lunga distanza l'anno scorso, poi abbiamo vinto assieme la maggior parte dei titoli. Fino adesso abbiamo, come coppia, siamo diciamo quelle che hanno al femminile che hanno vinto di più. A noi piacciono davvero le gare a coppie perché c'è un'intesa particolare, ci conosciamo da quando siamo bambine, quindi oltre che in gara siamo amiche anche al di fuori delle gare, quindi è quasi un divertimento nonostante la fatica fare le gare a coppie. È una ragazza che ha grande tenacia, una grande volontà, e lei che spinge la coppia nelle imprese più improbabili. E comunque lei che guida tutto quanto. In realtà lei sembra quella più timida, più riservata tra noi due, ma in effetti secondo me a livello agonistico ha forse più grinta lei, è davvero determinata, caparbia, quando si tratta di far fatica non si tira mai indietro. Ci troviamo davvero bene nelle gare a coppie, poi lei è fortissima anche nelle individuali, non per niente la campionessa in carica, campionessa del mondo individuale. Ma ripensando agli inizi della nostra carriera agonistica ci facciamo sempre delle risate perché abbiamo iniziato giovanissime negli anni 80. Poi non abbiamo più fatto niente come gare, abbiamo continuato a sciare, a farci alpinismo, ma e poi ci siamo ripresentate nel 2004, da lì è cominciata tra virgolette la nostra carriera. Ci trovavamo a fare dei cambi pelli disastrosi, avevamo magari l'allenamento ma non avevamo la tecnica. Quindi ci siamo affinate in quello abbiamo fatto. I'm not afraid of anything. Parlando delle avversarie, direi che abbiamo avuto conferma qui ai campionati europei che sono davvero forti la francese Roux e la spagnola Vareia, che sono tutte e due molto giovani. Anche a livello italiano diciamo che dietro di noi non c'è un gran seguito in campo femminile. Suddenly, how does it feel to be? La partenza della gara coppie degli europei era in una zona molto pianeggiante, poi in realtà si comincia a salire dove servono le pelli di foca. Nella gara di sci alpinismo ci sono delle parti alpinistiche che sono i tratti più tecnici, a noi sono forse quelli che piacciono, sì. Che piacciono di più. Sì. Abbiamo fatto un canale molto ripido con i ramponi, finita la salita poi viene il bello, c'è la discesa. Fino a un po' di tempo fa lo sci alpinismo era considerato sostanzialmente lo sport di fatica, vi arrivavano tanti fondisti. Ultimamente si è capito che
che è molto importante la discesa, perché sono discese fuori pista davvero difficili, lunghe, e quindi è un aspetto importantissimo. C'è gente che davvero fa la differenza nella discesa. Come dicevamo prima, molto importanti sono anche i cambi. Durante le gare abbiamo dalle 3 alle 4 salite e 4 discese, quindi ci sono questi cambi d'assetto che possono variare dalle 6 alle 7, alle 7 volte. In questo momento ci prepariamo ad affrontare una discesa, blocchiamo lo scarpone, poi alzando lo sportellino e dando un colpo deciso si blocca l'attacco e diventa quello che è l'assetto da discesa vero e proprio. Si tolgono le pelli di foca e poi si chiudono e vengono messe all'interno della tuta, mantenendola al caldo per far sì che la colla rimanga pronta per quella che è poi l'assetto della salita. Ci sono tanti assetti, c'è l'assetto da discesa, da salita, con i ramponi, con lo scivolo zaino, ci sono delle creste piuttosto che dei canali, dove dobbiamo indossare anche l'imbrago e la longe per la nostra sicurezza. Anche per oggi il nostro allenamento è finito. Un saluto a tutti gli amici di Icarus. Icarus @skytv.it